Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur. Carissimi amici di Radio Domina, celebriamo oggi questa memoria di due santi martiri che sono dello stesso secolo, ma non hanno vissuto proprio negli stessi anni. San Fabiano Papa, che è stato eletto Papa dal 236 al 250 per 14 anni, è stato il vicario di Cristo in terra, e San Sebastiano, martire, che è nato poco dopo la morte di San Fabiano Papa, nel 256, è morto nel 288, ecco, se non ricordo male. E quindi siamo nel terzo secolo del cristianesimo, in piena persecuzione dell'impero romano. San Fabiano Papa, la sua storia è molto singolare. Lui, che era un laico, dice anche il martirologio romano, era laico, e la volontà di Dio ha voluto che diventasse il vicario di Cristo, che diventasse Papa. Dicono, ecco, le fonti, che lui tornava dalla campagna, e mentre tornava dalla campagna i fedeli, ecco, romani erano in fervida preghiera, perché doveva essere eletto il Papa successivo. Lo Spirito Santo ha dato un segno, ecco, Fabiano tornava dalla campagna e mentre, ecco, si pregava fortemente lo Spirito Santo, ha dato un segno eclatante, una colomba, prima una luce dal cielo forte, e poi una colomba che appunto si posa su Fabiano. E allora il popolo di Dio, con il suo sensus fidei, ha saputo discernere in quegli eventi, in quei segni, ha saputo discernere la volontà di Dio e ha proclamato, come si faceva nei primi secoli, ha proclamato Fabiano a essere Papa, e quindi a ricevere i sacramenti in poco tempo, i sacramenti dell'ordine in poco tempo, e poi essere appunto il vicario di Cristo, il successore di Pietro. E dice San Cipriano che San Fabiano ha svolto questo ufficio con grande perseveranza, con grande costanza, con grande forza, dando l'esempio a molti cristiani nelle prove delle persecuzioni. Quindi è stato di esempio per primo alla perseveranza, alla iupomonè, quella che chiamiamo la resistenza, quella che appunto i cristiani hanno vissuto sempre nel corso dei secoli durante le persecuzioni, quella che viviamo anche noi ai nostri giorni, è la resistenza per la vera fede, la resistenza per la Chiesa Cattolica, quella voluta da Cristo, quella in unione al vero Papa. E quindi in questo segno, dicevo, il popolo romano ha saputo discernere la volontà di Dio. Molto bello, e pensiamo anche oggi, il Signore anche oggi ci dà dei segni che chi ha un po' di sensus fidei riesce a cogliere. Mi vengono in mente quei tre fulmini che hanno colpito la cupola del Vaticano. In 8 anni, da quando è stato eletto Bergoglio, anzi dal momento delle dimissioni, il primo fulmine che ha colpito la cupola di San Pietro, il giorno stesso delle dimissioni di Papa Benedetto XVI, e in 8 anni in altre due circostanze. Una volta nel 2016, se non ricordo male, quando appunto Bergoglio celebrava il mese luterano al posto del mese mariano e commemorava la riforma protestante, e poi anche in un'altra occasione nel 2018, mentre Bergoglio stava ospitando in Vaticano i petrolieri del mondo, i potenti del mondo, facendo dei summit dentro il Vaticano con queste persone, mentre si stava preparando anche il sinodo per l'Amazzonia. Erano i primi approcci, i primi abbozzi, e quindi gli statistici dicono che è molto difficile che in uno spazio così breve di tempo un fulmine possa prendere per 3 volte lo stesso punto, e guarda caso anche la cupola vaticana. E allora, dicevo, il Signore ci dà dei segni. Certamente noi veniamo disprezzati dai modernisti, da coloro che vivono in uno spirito di fede
proprio nel modernismo, nell'eresia, nell'apostasia veniamo disprezzati, ma i segni ci parlano, se sappiamo appunto discernerli nella luce della fede. E mi viene in mente quell'altro segno, proprio il segno della colomba. È Papa Benedetto, mentre libera la colomba dalla finestra di Piazza San Pietro, quella colomba non se ne voleva andare. Il Papa, ridendo, dice: vuole rimanere nella casa di Pietro, non se ne vuole andare. Bergoglio fa lo stesso gesto, libera due colombe, ma una viene attaccata da un corvo e l'altra viene attaccata da un gabbiano. Una colomba muore e l'altra riesce a districarsi e a liberarsi. E allora capiamo bene che il Signore ci parla anche con questi segni, e capiamo bene che questi segni ci parlano e ci dicono qualcosa di importante. Leggevo un articolo che diceva: se questo segno della colomba fosse successo appunto ai sacerdoti pagani dell'impero romano, si sarebbero messi le mani nei capelli, vedendo una colomba attaccata da un corvo, da un gabbiano, l'avrebbero presa come un brutto auspicio ai sacerdoti pagani che nell'impero romano scrutavano i segni del cielo, scrutavano le viscere degli animali, scrutavano tutte queste cose qua, l'avrebbero preso come un segno nefasto. Certamente noi non siamo pagani, capiamo bene che interpretiamo questo segno alla luce dello Spirito Santo. E allora San Fabiano come segno ha avuto quello della colomba che si è posato su di lui, e capiamo bene allora che la colomba non è qualcosa di vano. Ecco, guardavo proprio oggi, girava in rete anche un video di un sacerdote ortodosso che mentre celebrava messa appunto una colomba volava lentamente, ecco, proprio nel luogo del presbiterio dove si consacra. È molto bello, quel video mi faceva venire in mente proprio questi segni, e potremmo anche dire tanti altri segni, per esempio quello del drappo che si ribella contro Bergoglio mentre sta bestemmiando, ecco, contro il Signore, mentre sta dicendo che Dio si è contaminato, Dio si è contaminato. Chissà cosa vuol dire questa espressione, che di per sé stessa è un'espressione blasfema. Mentre Bergoglio dice proprio queste parole, ecco che il drappo, lo Spirito Santo, rovescia quel drappo su di lui per farlo tacere, per farlo stare zitto, e così via. Potremmo interpretare, ecco, tanti segni. E allora torniamo alla storia di San Fabiano, che ha saputo dare, ecco, la sua testimonianza, incitando, essendo il Papa, ecco, incitando i cristiani, esortandoli a morire per la fede piuttosto che a divenire apostati, piuttosto che a rinnegare il nome del Signore. Tanti cristiani, seguendo l'esempio del Papa, sono morti martiri, quel martirio che è stato nei primi secoli seme di altri cristiani. Come diceva Tertulliano, il sangue dei martiri genera nuovi cristiani, genera nuove vocazioni. E anche gli imperatori stessi e i potenti dell'impero romano non si spiegavano questo fatto. Dicevano: come mai noi cerchiamo di sterminarli, cerchiamo di farli fuori, di eliminare il cristianesimo dalla faccia della terra, ma più li uccidiamo e più questi si moltiplicano. E la stessa cosa vale anche ai nostri giorni, perché c'è la promessa di Cristo sulla Chiesa: le porte degli inferi non potranno prevalere su di essa. E allora anche oggi, se dovremo affrontare nuovi periodi di martirio, certamente quel sangue dei martiri diventerà seme di nuovi cristiani, di nuove vocazioni, di conversioni di massa, di conversioni eclatanti. E quindi San Fabiano dà la sua vita per il Signore, muore nell'anno 250 e viene sepolto nelle catacombe di Callisto, sulla via Appia. E dicevo, San Sebastiano nasce qualche anno dopo in Francia, ma viene educato in Italia presso Milano, e la sua storia è anche molto singolare. Lui, che era avviato alla carriera militare, possiamo dire, diviene anche capo dei pretoriani, che erano coloro che difendevano il capo dell'esercito,
dei Romani, quindi era conosciuto dall'imperatore, aveva fatto carriera, possiamo dire, era stimato dall'imperatore e da tutti, da tutto l'esercito romano, possiamo dire, era un pezzo grosso, ecco, per parlarci in termini moderni, ma lui era cristiano, aveva un piccolo difetto, che era cristiano, e decise di vivere da cristiano nel suo posto, nel suo posto, nell'esercito, senza sbandierarlo, ma lui decise di vivere il suo ruolo di capo dei pretoriani, di comandante, di sottufficiale, possiamo dire, ma in modo cristiano. E allora le persone poi se ne sono accorte. Con il passare del tempo i pagani se ne accorgevano perché San Sebastiano esortava i cristiani alla resistenza, a essere forti nelle prove, li consolava, li esortava e tramite lui tanti pagani si convertivano e allora non passava inosservato. E quindi con il passare del tempo i pagani lo hanno denunciato all'imperatore. L'imperatore Diocleziano allora prese dei provvedimenti e disse a Sebastiano, disse, tutti i favori che ti ho fatto sono stati ricambiati da te in questo modo, vivendo da cristiano. E i cristiani erano considerati nemici della società, nemici stessi dell'impero. Ma San Sebastiano risponde, imperatore, ecco, io sono il tuo più grande benefattore, perché prego per te tutti i giorni, ma prego il Dio vero e non prego gli idoli, prego l'unico vero Dio che è Gesù Cristo. E allora l'imperatore, sentendo queste parole, decise di mettere al palo San Sebastiano e fu preso a saette, fu preso a frecciate, ma miracolosamente una donna di nome Irene di notte va a recuperare il suo corpo e San Sebastiano non era morto, lo porta a casa sua e si riprende da questo tentativo di ucciderlo e miracolosamente rimane in vita. Allora i cristiani dicono, ecco, Sebastiano scappa, fuggi perché l'imperatore ti vuole uccidere, ma lui, ecco, come dice la lettura, che abbiamo sentito anche la prima lettura dalla lettera agli ebrei. Ecco, i martiri sono coloro che non sono scappati, sono rimasti. Lui decide di rimanere e di dare ancora una nuova testimonianza all'imperatore. Capisce che il Signore l'ha mantenuto in vita per andare ancora una volta dall'imperatore. E quindi si presenta dall'imperatore e dice ancora una volta: il Signore, l'unico Dio vero, mi ha mantenuto in vita per darti ancora una volta questo messaggio, per darti ancora la possibilità di desistere da tutti i tentativi di perseguitare i cristiani. I veri tuoi nemici sono i tuoi cortigiani, i veri tuoi nemici sono coloro che ti mettono contro i cristiani. Noi preghiamo l'unico vero Dio che è appunto il Dio che si è manifestato a noi in Gesù Cristo, il Dio uno e trino. E l'imperatore, anche davanti a questo segno, vedendo appunto che Sebastiano è rimasto in vita miracolosamente, non si converte e è un po' come il faraone di Egitto, non apre il suo cuore e ancora si accanisce ancora di più e decide di far uccidere San Sebastiano dentro all'ippodromo, alla gogna, messo alla gogna, preso a colpi di dava e poi buttato in una cloaca addirittura il suo corpo. Ma miracolosamente una donna, una matrona di Roma, la notte, ecco, sogna, fa un sogno dove le viene rivelato dove sta il corpo di San Sebastiano e quindi lei va a recuperarlo e dà a San Sebastiano una degna sepoltura presso, ecco, le catacombe. Per quale motivo si festeggiano insieme allora San Fabiano e San Sebastiano? Proprio perché successivamente il corpo, le reliquie di Fabiano furono portate e furono messe insieme nella basilica che poi sorse in onore di San Sebastiano e già nei martirologi antichi e nelle liturgie antiche si celebrava la loro memoria in un'unica festa.
E allora ecco, il messaggio per noi è molto bello oggi, il messaggio che ci danno i santi martiri è il messaggio che ci incita alla perseveranza, che ci incita alla lotta, che ci incita alla testimonianza della fede, che ci incita a non retrocedere in mezzo ai pericoli, in mezzo anche a coloro che cercano in tutti i modi di farci retrocedere, di farci desistere, di farci cadere e di farci soprattutto rinnegare il santissimo nome di Gesù Cristo. Molto bello, ecco, un post che ho messo ieri, trovando un commento dal web, non so chi sia l'autore, che parlava, ecco, di un'aquila, un'aquila che combatte il serpente portandolo però sopra, portandolo in cielo, non lo combatte sulla terra, ma lo combatte in cielo, perché il serpente, una volta staccato da terra, non può più combattere, perde le sue forze, è disorientato, e quindi l'aquila porta il serpente in alto per vincere la battaglia. E allora sul piano spirituale per noi è questo il messaggio che dobbiamo cogliere. Anche noi davanti alle potenze terrene siamo più deboli, siamo nulla, basta un soffio per perdere la battaglia, ma se impariamo a portare la battaglia, questa battaglia che è soprannaturale, la portiamo sul piano di Dio, la eleviamo al piano della grazia, al piano soprannaturale, ecco che allora siamo più forti. E la Bibbia ci insegna proprio questo, è piena di questi esempi dove Dio vince con forze umane insignificanti, con forze umane deboli, Dio vince il mondo, Dio vince Satana, Dio vince il peccato, Dio vince tutto, possiamo dire. E anche noi allora dobbiamo entrare in questa dimensione, in questa ottica, nell'ottica soprannaturale, nell'ottica della grazia, nell'ottica soprattutto della fede, è confidare nella forza, nella grazia di Dio. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Queste parole che ripetiamo spesso, dobbiamo farle nostre, l'unico nostro aiuto è nel nome del Signore. E allora, come diceva Davide contro Golia, io non vengo a te con la potenza, con la forza, con gli eserciti, con le armature, io vengo a te nel nome del Signore. Così anche noi dobbiamo combattere tutte le nostre battaglie quotidiane, da quelle più semplici a quelle più complicate, ma sempre nel nome del Signore, con la forza del Signore, con la grazia del Signore. Chiediamo allora oggi nella messa, per l'intercessione dei santissimi martiri Fabiano e Sebastiano, anche noi la grazia di poter imitare tanti nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede, tanti nostri fratelli nel mondo che soffrono a causa del nome di Gesù. Come dice Gesù stesso nel Vangelo delle Beatitudini, beati voi, e quando vi accadrà tutto questo, quando sarete perseguitati a causa del mio nome. E non dice quando sarete perseguitati soltanto, ma la parola chiave è a causa del mio nome. E quindi quando ci capiterà tutto quello che ci può capitare, le incomprensioni, iniziando dalla famiglia, le divisioni, quando ci capiterà che dovremo rendere conto, non so, al datore di lavoro, ai potenti, allo Stato, alle forze politiche, governative, quando dovremo rendere conto della nostra fede, ecco, dice il Signore, beati voi se vi accadrà questo, ma a causa del mio nome, a causa della fede, non a causa di qualcos'altro, se no certamente non potremo mai sperimentare la beatitudine. Ma se soffriremo, come tanti di noi stanno facendo, portando la propria croce quotidiana, se soffriamo a causa del nome di Gesù, allora Gesù dice rallegratevi e gioite, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. E non possiamo neanche immaginare, ecco, quello che sarà la ricompensa nei cieli per coloro che hanno perseverato fino alla fine. Il premio è dato non a chi ha iniziato il cammino, ma il premio è dato a chi arriva al traguardo. E allora chiediamo più che mai, ecco, la grazia al Signore della fortezza nella fede, della perseveranza nella fede, della costanza
nella preghiera soprattutto e nella preghiera del rosario. Ecco quanto è importante la costanza e la perseveranza anche nei momenti di aridità, anche nei momenti difficili, anche quando sembra che il Signore non ci ascolta più, che le prove sono più forti delle nostre forze, ma dobbiamo avere la certezza che il Signore non ci darà mai una croce più grande delle nostre capacità. Il Signore sa misurare la croce in base, in proporzione alle nostre capacità di portarla e, come dice Gesù stesso nel Vangelo, il mio carico è leggero, il mio giogo è soave. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.